I possibili errori che si possono commettere riguardo alla georeferenziazione sono l'errata disposizione delle coordinate del punto. Nel seguente esempio si prova ad effettuare una georeferenziazione alterando i valori esatti delle coordinate, invertendo quelli del punto 2 con quelli del punto 3. Si avvia il software QGIS e si clicca sul raster e sul georeferenziatore. Attraverso il comando Apri raster si inserisce l'immagine raster della cattura della Calabria precedentemente creata e si clicca su Apri. Attraverso la finestra Selettore sistema di riferimento si seleziona il datum, nel nostro caso VGS84. Si aggiungono le coordinate dei punti ricavati tramite Google Earth e si punta quindi sul cursore sul punto 1 e si inseriscono le relative coordinate. Si procede in modo analogo per gli altri punti, inserendo però le coordinate relative al punto 3 nel punto 2. Il punto 4 rimane invariato, così come il punto 1. Si avvia il georeferenziatore e si apre la finestra di impostazioni di trasformazione, dalla quale salviamo di nuovo il file georeferenziato in modo errato. Tramite il pulsante Aggiungi raster aggiungiamo l'immagine della Calabria georeferita in modo errato e ci accorgiamo che la georeferenziazione giustamente non è andata a buon fine.